Presentiamo il libro di Max Pezzali, Per prendersi una vita. Io devo dire che ti devo ringraziare personalmente per avermi invitato qui e cercare di introdurre questo libro con te e farti principalmente delle domande, perché sono comunque molto curioso. Per me è un onore, ti seguo artisticamente. Mi spiace che per questa cosa ti sarei dovuto leggere cose. No, invece che uno dice che due parti no, no, invitato, però devi anche, cioè, devo anche leggere, cioè. No, invece è stata proprio bella quella, la sorpresa, cioè artisticamente lo conoscevo da sempre, cioè da quando comunque è uscito con gli 883, e però non sapevo di questa tua dote e quindi scrittore, quindi questa cosa mi ha sorpreso molto e mi è piaciuta tanto. Ma no, sai, io ci ho provato, nel senso che una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, quella di scrivere, insomma, di avere a disposizione un foglio più grande rispetto al piccolo block notes che si ha davanti quando si scrivono le canzoni, no? E perché volevo raccontare una storia di amicizia, però raccontata però così in maniera un po' diversa, in maniera un po' più disincantata e forse un po' più cinica rispetto a quello che magari ho già fatto nelle canzoni. Interrompo per dirti una cosa, cioè per raccontarlo perlomeno alle persone che ancora non sapessero. Il romanzo ovviamente parla di questi quattro amici che dopo quella che è la prima prova iniziatica forse della vita vera, cioè l'esame di maturità, decidono di affrontare questo viaggio, di tagliare il cordone ombelicale che lega la famiglia nel 1988, che è un'epoca profondamente diversa rispetto al 2008, perché non esisteva ancora internet, o perlomeno era solo per gli addetti ai lavori, per gli studenti, le università, non c'erano i telefonini, quindi era proprio un mondo diverso. Assolutamente, cioè, poi l'88 era anche, cioè, è anche l'anno in cui iniziano più o meno gli anni 90, ossia finiscono gli anni 80 nell'88, perché almeno dal punto di vista musicale, perché dove comincia la musica fatta dai DJ, no? Cioè dall'87-88 ho cominciato a girare le cose hip hop, la house, le cose, cioè la carica eversiva, diciamo così, che prima aveva avuto il punk rock, no? Nel 76-77, negli anni lì, 78, si esaurisce e cominciano a fare musica e disc jockey e essere loro quelli che cambiano in qualche modo e che danno la maggiore energia, mettono la maggiore energia nella musica. Tant'è che poi dopo anche loro nel viaggio scopriranno il movimento Acid House, però ancora non svegliamo niente. Io mi sono preparato e ho una serie di domande che vorrei farti, proprio andando più o meno in ordine cronologico con quella che è la lettura del libro, senza ovviamente svelare niente, perché nonostante ci sia un titolo abbastanza eloquente e comunque la storia si dice già a pagina 2, insomma, quello che accadrà, però ci sono dei colpi di scena notevoli e ne parleremo nel corso di questa presentazione. Allora, la prima frase del libro, io leggo quello che mi sono preparato proprio davanti al mio computer. La prima frase del libro dice che non ha senso vivere la vita se non si ha modo di raccontarla. Questa è nell'introduzione. Sì. Allora, io volevo capire quanto ci racconti di te, Max, in questo romanzo. Bah, c'è parecchio perché, diciamo, l'ambientazione del romanzo è, cioè, i protagonisti partono nel 1988 da una città di provincia che, anche se non è citata, è la mia, no? È Pavia, è una piccola città con alcune fisime, con alcuni modi specifici di pensare, tipici della provincia del nord. E vanno in una scuola che è il liceo scientifico che frequentavo io, frequentano il bar che è quello in cui andavo io da ragazzo, insomma, volutamente sono partito da qualcosa che conoscevo, cioè una realtà che è la mia. E poi di autobiografico, cioè, ad esempio il viaggio che loro fanno, perché loro da questa città, appunto, dopo l'esame di maturità, partono per Londra per questo concerto, per andare a vedere questo concerto di Joe Strummer, che già allora è ex cantante dei Clash perché si sono sciolti un po' di tempo prima, e ritorna così per la prima volta come solista, e quindi anche lì un momento di passaggio, no? Cioè la band punk per eccellenza di quegli anni che, dopo che si è sciolta perché erano stati accusati, siete diventati commerciali, eccetera, eccetera, lui dice riparto con una nuova carriera. No? Voglio fare così, entro in scivolata. Joe Strummer l'hai scelto per quale motivo? Perché alla fine fa da perno lui per l'intera vicenda, anche se poi in realtà... Allora, Joe Strummer l'ho scelto perché era stato, vabbè, uno degli idoli assoluti della mia, insomma, giovinezza, e perché lui è morto, credo, nel 2002-2004, comunque non molto tempo fa,
c'è anche in circolazione che era già uscito in America, insomma, The Future is Unwritten, no? Il film di Julian Temple sulla sua vita e sulla sua carriera. E mi colpì una cosa che quando era morto Joe Strummer mi aveva colpito, la didascalia di un sito internet che ne pubblicava la morte, no? Oggi è morto, cioè ieri nella giornata di ieri è morto Joe Strummer, ex leader storico dei Clash, all'età di 50 anni, colto da un attacco cardiaco di ritorno dalla passeggiata col cane, è morto per una cardiopatia congenita, no? E quindi mi è venuto in mente, cioè ho avuto una sorta di illuminazione, no? Come uno che è stato la leggenda del rock, cioè l'uomo che veramente ha preso a schiaffi il perbenismo britannico e non solo di una certa epoca, l'uomo che è andato come, non so, come i Beatles, i Clash suonarono nello Shea Stadium di New York, no? Quindi una delle band inglesi più fondamentali della musica degli anni, cioè muore dopo aver portato fuori il cane, no? Una cosa che mi diede il senso di come a volte il tempo cambi completamente le prospettive, no? Cioè quello che era rivoluzionario l'impatto prima, poi improvvisamente diventa normale, diventa quasi. E così mi è venuta voglia anche da lì di raccontare, di inserire lui proprio in questa storia, e quindi mi sono documentato per cercare un evento che in qualche modo giustificasse, mutuasse la partenza di questi quattro ragazzi per andare a vedere questo concerto. Mi sono informato, cioè ho trovato questo concerto leggendario, ho letto molte recensioni e quindi mi sembrava che Joe Strummer, proprio idolo rivoluzionario della gioventù di questi ragazzi, e poi passati 20 anni, morto da poco così come una persona normale, no? Per una cardiopatia congenita, non uno che dice si è ammazzato di droghe, chissà che cosa, no, perché sarebbe andata così comunque. No? Mi colpì un po' il destino beffardo, no? Che a volte sta dietro alle vite delle persone famose e magari importanti nella storia della musica come lui, e anche delle persone normali.